Mogadiscio, un punto di vitale importanza per il collegamento con i contingenti fuori Mogadiscio. Per oggi è previsto che i militari italiani lo occupino, facendo andare via una sessantina di persone. Una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa pochi minuti fa, non più di un'ora fa, a Mogadiscio. Era una nostra collega, era una nostra amica, una ragazza giovane che aveva voglia di lavorare, aveva vinto un concorso per entrare in Rai e che aveva passato dei mesi con noi, diventando, imparando il mestiere insieme a noi, diventando una brava reporter, una brava giornalista. È calda questa terra sotto i piedi a Mogadiscio, si attarda anche la luna e con premura adesso ti scioglie i capelli. Una carezza ancora, un ultimo sorriso contro un viso di paura, tanti anni, tanto impegno, tanto sdegno da affrontare, tanti affanni. E sogni da concretizzare, la Somalia è una guerra civile da narrare per l'Italia, la tua Italia è l'aria soglia da varcare, ma Bosaso ormai è lontano. Quell'asfalto, strada intonaco a coprire il pianto d'essere in ostaggio di paesi occidentali, di quel vantaggio di smaltire ogni rifiuto tossico, anche il coraggio, ma non hanno ucciso. La dolcezza e la passione, la purezza non può essere vittima mai del rancore, un proiettile può trapassare il cranio, è vero, ma non riesce a farsi strada in un prezioso desiderio. Allora resti così, pura e sincera, tu il coraggio di chi vive una vita intera, vita che poi infinita sarà. Signori del pubblico, ecco, per darvi un esempio di quanto sia stato utile spendere centinaia di miliardi della cooperazione italiana qui in Somalia. Questa è la Garoe Bosaso, una strada, come vedete, molto trafficata, indispensabile. Ma almeno è servita a coprire ogni sorta di porcherie, tossiche e radioattive, che l'Occidente ha la buona abitudine di affidare a questi poveri disgraziati del terzo mondo. Tutto questo con la complicità di politici, militari, servizi segreti, faccendieri italiani e somali. E questi morti di fame ci comprano anche le armi. Ma allora, ma lasciamoli continuare le loro piccole guerre. In fondo non danno fastidio a nessuno. Cosa fai? Faccio le prove per il servizio di stasera. Certo, cambierà la forma, ma è esattamente quello che ho intenzione di dire. Con nomi e cognomi.